Allora, abbiamo concordato, visto che lui ha dei problemi con come si dice, con il video, di fare la intervista con solo l'audio. Purtroppo, se non c'è, se manca la linea, non si può fare diversamente. Quindi vediamo se si colleghi, se si collega e gli diciamo di eliminare il video. Ok, ecco, si è collegato. Perfetto. Allora la facciamo senza video che dovrebbe andare. Vediamo, professore, mi sente? Sì, buonasera, sì, la sento perfettamente. Perfetto, grazie innanzitutto Grazie a voi. per essersi collegato. Abbiamo visto che appunto ci sono stati dei problemi tecnici dovuti alla linea, quindi forse è meglio fare così. Allora, professore, con lei. Visto che lei l'ho seguito diverse volte, soprattutto su Telecoro, che come ben sa è un emittente che parla molto di salute, di aspetti salutistici, Sì. ne parla molto e devo dire che è una voce molto ragguardevole nel panorama, una delle voci libere a cui io personalmente credo molto e credo anche lei, visto che la Sì. vediamo spesso lì. Con lei parliamo del sistema, mi aiuti, ho un lapso, Immunitario, del il sistema sistema immunitario. immunitario che lei appunto ha menzionato più volte, partendo da tre principi che sono i retinoidi, che sono delle vitamine, la E e la D, a cui lascio lei la parola. Lascio lei la parola. Sì, no, vi ringrazio dell'opportunità che mi date di diffondere qualche concetto che peraltro è censurato quando non è oggetto di disinformazione. Allora, questi dati che lei ha citato sono delle cosiddette evidenze scientifiche. Il termine definisce un dato di fatto scientifico definitivamente acquisito, non più contestabile, con una documentazione vastissima nelle banche dati biomediche mondiali ufficiali. La gravità del momento che viviamo è il mancato trasferimento nella clinica, ma la mancata valorizzazione di evidenze scientifiche. Sono dati di fatto non contestabili. Possono semplicemente dire di conoscerli o di non conoscerli. Purtroppo ho visto proprio oggi documenti ufficiali da parte di organizzazioni scientifiche e anche esperti istituzionali che diminuiscono moltissimo facendo un accenno generico alle vitamine, come se fossero tutte uguali. C'è un abisso funzionale, chimico, biochimico, fisiologico tra le varie vitamine. Allora, i dati di fatto sono questi. Chiunque può verificare. Se si va sulla massima banca dati biomedica mondiale ufficiale, PubMed vuol dire pubblicazioni mediche.gov, governativa. È di proprietà del governo americano, ma in pratica è mondiale, perché tutto è il collettore della ricerca scientifica mondiale ufficiale in campo medico. Se si digita la parola retinoide, retinoide ormai comprende quasi un migliaio di tipi diversi di vitamina A, tra di loro ovviamente hanno delle caratteristiche comuni, comunque retinoide. Se si mette retinoide sono oltre 60.000 pubblicazioni. Per cui c'è una letteratura sterminata. Se si guardano i trattati di farmacologia, la farmacologia definisce una vitamina o una sostanza con la sua caratteristica peculiare più significativa. Retinoidi si chiamano vitamine antinfettive. Non è un appellativo dato a caso. Cosa vuol dire antinfettive? Vuol dire che hanno delle proprietà per cui diminuiscono in maniera altamente significativa il rischio di contrarre delle infezioni. Però dobbiamo sottolineare che l'immunità è un campo immenso, ma è comune sia alle patologie tumorali che a quelle infettive. Allora, i retinoidi più potenti, più disponibili, più conosciuti sono tre: il precursore beta-carotene, C40H56, 40 atomi di carbonio, 56 di idrogeno, il precursore. Si divide in due molecole, una è l'acido retinoico, che è una potenza antitumorale nella prevenzione e nella terapia. Quell'altra è la vitamina classica, potentemente antinfettiva. Se queste tre frazioni io le metto in una soluzione con un rapporto 1 a 500 con vitamina E,
quello che ottengo ne prolungo enormemente la biodisponibilità e l'emivita, perché i retinoidi hanno un limite, sono facilmente ossidabili e molto labili, però se io li schermo con un rapporto molecolare 1 a 500, la loro efficacia dura tempi indefiniti. Allora. Quindi insomma, si può spiegare così, insomma, diciamo, le singole vitamine in se stesso hanno una... resistono poco, insomma, diciamo queste, così. Queste tre vitamine. L'abbinamento però di queste tre vitamine, soprattutto la vitamina E, che è utile prevalentemente insieme alla, al beta-carotene e la vitamina A, riescono a perdurare un po' più tempo rispetto... A tempo indefinito. Cioè il rapporto 501, praticamente il paziente si ritrova una bottiglia. In questa bottiglia ci sono beta-carotene, acido retinoico e xeroftolo. E 500 grammi di vitamina, che è il più potente antiossidante che esiste. Se tutte le mattine ne prendi un cucchiaio, ha un effetto potente di incremento delle capacità di difesa immunitarie, sia antitumorali che antinfettive. Non è un parere personale, è un dato di fatto scientifico documentato da una letteratura immensa. È veramente grave che non l'abbiano valorizzato. La domanda viene spontanea, ma questa, questo, insomma, un tipo di alimentazione non può comunque aiutare, o non dico sostituire, ma aiutare a prendere queste sostanze? Sicuramente sì, però ci sono limiti gravi, nel senso che il tipo di coltivazione, l'uso per esempio di anticritogamici, antiparassitari, l'uso di concimi chimici e non organici, ha impoverito in maniera gravissima la presenza, la percentuale di queste sostanze. E poi c'è un altro aspetto. Noi, per quanto riguarda la vitamina A, in natura abbiamo soprattutto i precursori, beta-carotene. La mancanza della protezione con la vitamina E in alte dosi, come dicevo, rende labile e ossidabile. Ora, c'è stato uno studio molto fuorviante, uno studio reale. Cosa hanno visto? Soprattutto nei paesi nordici, hanno fatto uno studio su parecchi pazienti e hanno organizzato, come dice lei, un'alimentazione particolarmente ricca di frutta e di verdura. Hanno visto che c'era un abbattimento della percentuale di tumori. Hanno notato una cosa strana. Nei fumatori c'era l'effetto opposto. Ma per quale motivo? Perché il beta-carotene, che è una molecola molto grande, nel nostro organismo funziona tre volte. Funziona come tale. Poi viene scissa in due molecole, una vitamina A, l'altra è l'acido retinoico. Però nel fumatore c'è una grandissima iperossidazione a livello polmonare. Questa iperossidazione mi dà una frammentazione anomala del beta-carotene, per cui non si sviluppano queste due vitamine, ma si sviluppano frammenti di molecole che sono tossiche e cancerogene. Perché? Perché manca quella protezione a cui facevamo riferimento, un rapporto altissimo 501 con vitamine E. Questo mi porta praticamente a zero la frammentazione e i radicali liberi, perché in natura è giustissimo, ci sono utilissimi. Ma se io voglio ottenere il massimo di effetto, evitare effetti collaterali, c'è un rapporto che è stato formulato in base a dei criteri chimici, biochimici, fisiologici e matematici. Il rapporto è quello. Senta, lei ha parlato dell'abbinamento della vitamina D con la melatonina. Sì, per fare un quadro completo, elementi cardine della prevenzione, ripeto, antinfettiva e antitumorale, sono questa soluzione di retinoidi cui abbiamo fatto riferimento, alte dosi di vitamina C, la vitamina D, preferibilmente la vitamina D3 e la melatonina. Queste sostanze hanno delle caratteristiche comuni documentatissime, addirittura a livello dei recettori nucleari. Che cosa vuol dire? Nel nostro organismo partono delle reazioni. Questa reazione è, come se ho premesso, un pulsante, un interruttore, attivo una risposta. Questi pulsanti sono nella membrana che avvolge il nucleo. Nel nucleo ormai molti sanno che c'è l'informazione genetica, c'è la sequenza dei geni
Allora, il nucleo è in pratica la base della vita, la centrale operativa di informazione genetica. È avvolto da una membrana. Nella membrana nucleare ci sono i recettori del retinoide, della vitamina E, della vitamina D3, della melatonina. Non è caso che siano insieme, perché insieme attivano in maniera moltiplicata, fattoriale, potente la risposta a livello dei codici della vita. Cioè il recettore della vitamina D, quello dei retinoidi, quello della melatonina E, sono praticamente vicini al contatto. In termine tecnico, dimerizzano. Cosa vuol dire? Hanno un effetto moltiplicato. Attraverso il loro fattore di trascrizione mandano degli stimoli particolarmente potenti al DNA che hanno due effetti. Lo stabilizzano. Cosa vuol dire? DNA stabilizzato è meno sollecitato dei vari elementi cancerogeni di tipo fisico, radiazioni, campi elettromagnetici, di tipo chimico, sostanze tossiche, benzene, idrocarburo, policiclici e aromatici. Tra le attività fondamentali di questi che sono insieme, è il blocco dello stress ossidativo e dei radicali liberi. Ci sono tre reazioni chimiche che sono fondamentali per questo: superossido dismutasi, la catalasi, la glutatione e trasferasi. Queste tre praticamente sono la base per controllare lo stress ossidativo e i radicali liberi, che sono come dei proiettili che mi vanno ad alterare le membrane cellulari, il DNA e gli organelli. Se io Ecco, queste, prego, le riattivo, queste reazioni, mi schermo, mi difendo da uno dei pericoli più gravi, antinfettivi e antitumorali. senta, professore, quando noi prendiamo degli antibiotici facciamo un danno volontario, involontario alla nostra, prevalentemente alla nostra flora batterica. E i processi per ripristinare la flora batterica alle volte sono molto, molto lunghi. Come si fa, secondo lei, ad accelerare questi processi? Sì, dunque bisogna scegliere in medicina delle volte il male minore. Se mi ritrovo un'infezione che comincia a essere seria, allora il male minore in questo caso è l'antibiotico, ovviamente con una scelta che sia il più possibile specifica per quel tipo di germe, cioè fare una diagnosi, individuare la più alta probabilità del germe responsabile, però in diverse maniere si può intervenire. Praticamente sono a disposizione, si trovano regolarmente in farmacie, dei composti che contengono quella che è la flora batterica fisiologica che può supplire al danno prodotto dall'antibiotico. C'è un'altra considerazione molto semplice. Uno dei rimedi più banali e a portata di tutti, o estremamente economici, è il lievito di birra. Ma per quale motivo? Il lievito di birra è fatto da cellule che sono dei saccaromiceti. Non sono utili, sono preziosi. Li hanno scoperti con dei studi epidemiologici perché in certe fasce del Nord America di popolazione c'è un tasso di tumore da mammella molto basso. Sono andati a indagare cosa succede. Queste signore, per motivi estetici, si prendono regolarmente un po' di lievito di birra perché migliora la flora batterica intestinale e aumenta l'immunità. Come effetto collaterale, l'immunità da aumentata, incrementata da un tasso molto basso di tumore mammella. Per quale motivo? Perché i saccaromiceti del lievito producono dei beta-glucani che sono una potenza immunitaria. Contemporaneamente mi regolano il pH intestinale in maniera tale da essere assolutamente un terreno sfavorevole a tutti i germi intestinali che mi possono creare dei fatti Però irritativi, quello che fermentativi. troviamo sul mercato, diciamo quando andiamo al supermercato, è lievito di birra in polvere, non so se è No, la no, stessa. adesso glielo spiego. A livello alimentare si trovano dei cubetti, sono di 25 grammi, hanno forma rettangolare. Allora, c'è una procedura semplice. Per adeguare la flora batterica intestinale Con un si po' di zucchero. prende sì, un pochino di zucchero, ma bisogna partire con delle fettine sottilissime e arrivare a un quarto di questi. Questi cubetti sono 25 grammi, un quarto è sufficiente. Con un po' di acqua e zucchero, però nell'arco di un mese una progressione lentissima. Che cosa succede? A livello intestinale, questi
colonizzano l'intestino, mi eliminano la flora batterica patogena, mi favoriscono un'assimilazione ottimale di vitamine vitali come l'intero gruppo B, ma oltre a questo hanno un effetto molecolare interessantissimo. Agiscono sugli epiteli dei villi intestinali, dandogli una informazione molecolare, per cui questi assorbono solo quello che è utile all'intestino, riescono a distinguere quello che è tossico e non lo assimilano. E non costano Lì, niente. esatto, perciò c'è un'attività di attivazione, però attenzione, potente. Senta, Attivazione antinfettiva, attivazione antitumorale, documentata da studi epidemiologici. Prego. certo, lei ha parlato anche della lisozima, che è un componente del latte, il latte che effettivamente. Insomma, su cui si parla molto, no? Più che altro per la caseina, ecco, più che altro è Sì. quello che è il problema del latte, non è tanto il resto del contenuto, ma è proprio la caseina. E, lei diceva appunto che il latte contiene delle cose, tra cui appunto questa lisozima, spero di Sì. pronunciarlo bene, che è Sì. un componente fondamentale in questo contesto. Sicuramente sì. Allora, il lisozima si trova nel latte materno e nel latte vaccino, però è prodotto anche da noi. Le lacrime contengono altissime percentuali di lisozima, uno dei motivi per cui l'occhio, che ha direttamente a contatto con l'esterno, si infetta meno, è proprio la presenza altissima di lisozima nelle lacrime. Poi dove è presente l'isozima? In tutti i punti di difesa dell'organismo, nei punti in cui il nostro organismo non si mette a contatto con l'esterno. La saliva ha alte percentuali di isozima, i succhi gastrici, tutta quella patina sottilissima, liquida, che ricopre tutte le vie respiratorie. È un epitelio ciliato che funziona con le vitamine epitelioprotettive, con i retinoidi. Allora, le nostre vie respiratorie hanno uno strato di cellule epiteliali, su questo c'è uno strato liquido molto sottile. Questo strato liquido contiene anticorpi, contiene immunoglobuline, tutta una serie di sostanze che inattivano e uccidono i batteri. Poi Ma questo è nel strato, buco. sì, questo no, è una, ci sono due livelli, uno superficiale e uno più profondo. Questo qua contiene parecchio lisozima. Il lisozima a quel punto si chiama liso perché lisa virus e batteri, ma li lisa in maniera nota. I virus sono delle proteine, cioè praticamente hanno un contenuto, i virus, acido, o è acido ribonucleico, come questo virus, il Covid, o acido esossido ribonucleico, comunque è acido, è ricoperto da una membrana molto esile. Allora cosa succede? Il lisozima è una proteina basica, fortemente basica, enzimatica, è un enzima. A contatto di un virus che ha un'esile membrana e che è acido, per forza di cose mi dà una reazione di lisi, li spacca. Se usate dell'isozima in un herpes, che può essere particolarmente fastidioso, dai dolori orrenti, simplex o zoster, in un adenovirus, ma una quantità di virus praticamente hanno un effetto abortivo per l'isozima, col vantaggio di avere tossicità zero. Non dà sovradosaggio, non potete intossicare nessuno con il È lisozima. un componente comunque che si trova a parte, diciamo, non c'è più, o bisogna Lisozima lo peso. produciamo noi, ce l'abbiamo anche a livello intestinale, ce l'abbiamo nel Come la sangue. melatonina, anche noi Sì, produciamo melatonina. ma nel sangue il lisozima è una frazione dell'immunità, è un componente dell'immunità, è un componente del complemento. Il complemento è una parte dell'immunità che attiva sia quella innata che quella la risposta adattativa. Questo è un ruolo che è immenso, questo è un componente dell'immunità. Per contatto agisce su tutti i virus, su alcuni in maniera potentissima, altri meno. Però agisce su una quantità di batteri, tutti i gram positivi li prende. Se voi l'isozima lo date insieme con la lattoferrina, che è un'altra proteina del latte, avete un effetto che è moltiplicato, perché la lattoferrina è un chelante del ferro. Molti di questi germi hanno un metabolismo del ferro. Allora li mettete insieme, poi per di più i potenziali elettrici delle membrane dei virus e dei batteri sono opposti a quello della lattoferrina e dell'isozima, sono cationici, quegli altri sono anionici. La contrapposizione di questi potenziali di membrana ha
A fretta il meccanismo di lisi, spaccano sti germi. Tossicità della lattoferina, zero. Ne potete prendere quanto ne volete. Sono basi delle risposte immunitarie documentatissime e scientifici, oltretutto accessibili come costo, che potrebbero ridurre notevolmente questo panico mediatico che hanno diffuso di questo virus, senza valorizzare dei rimedi potenti disponibili e documentati in letteratura come questi. Certo. Va bene, professore, io la ringrazio, non avrei altro da chiederle, mi faceva piacere sentirlo direttamente da lei, insomma l'ho seguita per tanto tempo, però era interessante sentirlo. Sicuramente la storia di quel componente che costa poco, di cui abbiamo menzionato prima. Il lievito di birra, sì. Il lievito di birra credo che sia un rimedio molto veloce che si può fare tranquillamente, lo possiamo fare tutti e mi ha incuriosito. Mi ha incuriosito molto, però quello che mi pare di capire da tutto questo discorso, quello che lei dice, è non prendere i singoli elementi, ma abbinarli l'uno con l'altro, insomma. Hanno un effetto fattoriale, sì, moltiplicato. Ecco, perché se no non hanno un effettivo valore, insomma. Esatto, sì. Ecco, quindi la componente, allora da una parte abbiamo appunto questi due componenti del latte e dall'altra abbiamo i retinoidi, che dovrebbero andare in abbinamento. E poi anche vitamina C e vitamina D. Sì. Sì. E hanno un ruolo importante la C e la D. Si conosce perfettamente il meccanismo d'azione. Usati insieme hanno un effetto moltiplicatore in assenza di tossicità totale. Certo. La vitamina D, dico, è stata consigliata anche per questo virus da qualche medico che però non è stato ascoltato. Anche la melatonina è un mare a parte melatonina e c'è una letteratura, l'hanno data anche al presidente Trump insieme con la vitamina D. Sono rimedi utili, non tossici, andrebbero usati immediatamente, ma soprattutto bisognerebbe che l'opinione pubblica ne avesse messa a conoscenza. Però visto che la melatonina, anche qui è una legge un po', la vendono al massimo un milligrammo, mi sembra un po' così un po'. Io preferisco non fare commenti perché sarebbero tragicomici. Tragico. Le dico soltanto una cosa. Ma lei quanti grammi consiglierebbe di melatonina? Io personalmente mi prendo 80 milligrammi tutte le sere. Scusi, perché quanti? 80. 80 milligrammi? Un milligrammo non si capisce bene se fa ridere o se fa piangere. No, riporto solo questo. Sulla banca dati di cui facevamo riferimento prima, pubmed.gov, massimo collettore della rivista scientifica della ricerca mondiale ufficiale medica. Io ho pubblicato, voi lo trovate? Perché sulle banche dati mettete il cognome dell'autore, lo trovate, Giuseppe Di Bella, ci sono una quarantina di pubblicazioni, tra congressi e pubblicazioni, ce ne sono due sulla melatonina. Una è uno dei più letti in assoluto da altri autori, citati in bibliografia, si chiama Melatonin Anticancer. Questo è il titolo del lavoro, Giuseppe Di Bella lo trova. L'altra e la melatonina idrosolubile del metodo Di Bella, che è quello che va subito dappertutto in tutto l'organismo, è idrosolubile. Tutto il resto che voi comprate commerciale deve essere metabolizzato. Nel caso pubblicato, finisco il discorso perché è un aspetto importante, perché parlavamo di dettagli. C'è un caso di una donna con un linfosarcoma recidivo, tumore micidiale presa in stato critico, ricoverata all'ospedale maggiore degli anni 70, cui ho fatto in vena con delle flebo, 4 flebo al giorno con 250 mg di melatonina liofilizzata per ogni flebo, 1000, sottolineo, milligrammi al giorno in vena. Dopo 11 giorni è finita tutta la melatonina di cui disponevo, la cartella clinica è pubblicata, c'è stata la remissione totale del linfosarcoma stabile, perché glielo dico, 1000 milligrammi al giorno in vena, fate il rapporto con un milligrammo che trovate in farmacie, vi fate l'idea dell'effetto farmacologico che può ottenere. Sì.
Che poi, sì, no, a parte il fatto che un milligrammo anche a me mi sembra ridicolo, non sapevo questi dosaggi, obiettivamente, sono sincero, non sapevo che si potevano prendere questi dosaggi. Però poi mi viene da ridere anche perché se guardo la melatonina che vendono, c'è dentro di tutto tranne la melatonina, cioè non è neanche un grammo la melatonina, perché però... la melatonina pura è, non dico che sia difficile, però è difficile sicuramente trovarla... No, molti farmacisti fanno la sintesi, cioè quello che funziona è la melatonina che abbiamo nel sangue, ha effetto totale, immediato, è idrosolubile, va in tutto l'organismo. Nel sangue non abbiamo melatonina, abbiamo melatonina con legame di idrogeno, con adenosina. Diversi farmacisti te la preparano per liofilizzazione, liofilizzano melatonina e adenosina e hanno il composto organico, quello che effettivamente abbiamo, ed è quello che funziona subito in tutto l'organismo. 1000 mg sono quelli. Non ha tossicità neanche in dosi enormi, le dosi terapeutiche vanno molto con l'età, la necessità di fronteggiare la situazione, una persona che ha avuto un tumore, che ha una familiarità tumorale, oppure che è stata trattata, allora può avere necessità di arrivare ai 50, 60, 100 mg al giorno, soprattutto in tanti tumori si usano 100, ma io non ho effetti collaterali, non ho degli eventi avversi, assolutamente. Se invece faccio una prevenzione in una persona che ha un basso rischio, è ancora giovane, non ha patologie particolari, incominciano a bastare quei 10-15 mg al giorno, non negli adolescenti, fino all'adolescenza va data dopo il periodo dell'adolescenza, non prima. Comunque mi pare di capire, in farmacia vendono dei composti, cioè perché sennò io sono obbligato a comprare il grammo di classico. No, allora guardi, la melatonina nelle farmacie che preparano secondo il metodo di Bella, che è pubblicato sul PubMed, trovate tutta la procedura, se un farmacista interessato è pubblicato la procedura. Ecco, quella lì è biodisponibile totalmente e subito. Diversamente voi trovate una quantità enorme di combinazioni, chi ci mette un metallo, chi ce ne mette un altro, cioè tutta una serie di aggiunte, ma il problema base è un altro, dare la melatonina esattamente, che riproduce quella che abbiamo nel sangue, usata tutta subito e biodisponibile in tutto l'organismo. Dottore, professore, le faccio un'altra domanda, non c'entra niente con quello che di cui stavamo parlando adesso, ma fa sempre, riguarda sempre una trasmissione che ha fatto lei, no? Cosa ne pensa? Perché io sento molte voci contrastanti sulla inutilità, io dico inutilità nel senso che non c'è ancora un esame preciso, del PSA. No, sai, in quanto per quello che riguarda la diagnostica medica, e ci vuole sempre una certa discrezione, una certa prudenza. Lì non vanno bene gli assolutismi. Allora, il PSA è un esame che dà delle indicazioni. Tra dare delle indicazioni e dare delle indicazioni assolute è diverso. Bisogna saperlo anche interpretare come tutto. Per esempio, il PSA può aumentare se c'è un'infiammazione della prostata. Allora, io posso avere un PSA superiore al normale e non avere un tumore. Però attenzione, non va sottovalutato. Perché se incomincio a fare degli esami, c'è un PSA più alto del normale, io posso definire l'indagine con una ecografia della prostata. Se la faccio transrettale mi dà alcuni elementi di più. Allora, il PSA mi mette in allarme, voglio verificare se c'è qualche cosa, definisco la diagnosi con questo tipo di esame. Ma è un campanello d'allarme, mi mette sull'avviso, se poi non c'è niente ancora meglio. Però, sì, però non va sottovalutato. Se lo faccio il PSA stamattina mi dà un valore, lo faccio stasera me ne dà un altro, cioè probabilmente bisognerà farne più di uno per avere... Sì, sì. No, sicuramente anche si può ripetere, soprattutto se va ripetuto se incomincia a essere costantemente al di fuori del normale. Però basta un'infezione della prostata per aumentarlo, però dell'infezione della prostata, magari ripetute, poi possono anche costituire la premessa, possono favorire anche il tumore. Perciò è un esame che non va né sopravvalutato, né però un valore alto mi porta a definire meglio l'indagine, a completarla. Un SOS, insomma.
Eh sì, bisogna stare, ma in medicina non va sottovalutata, è sempre meglio l'eccesso di una prudenza piuttosto che il difetto, perché la tempestività delle terapie è vitale, fondamentale. Certo, va bene, professore, io la lascio, la ringrazio, la lascio al suo Grazie a voi, lavoro, è grazie. importante e la saluto e spero di averla ancora con noi. Speriamo. Buonasera, grazie a voi. Grazie, buonasera. Grazie.